Salve a tutti ragazzi, eccoci qua ancora una volta per fare un nuovo video nella fattoria sempre che nonno ci ha lasciato, io e mio fratello che adesso andrò a raggiungere o ci raggiunge lui. Oh, ciao frate, eccoti qua. Buongiorno, buongiorno a tutti. E niente, fratello mio, spiega un attimino ai nostri amici cosa andremo a fare oggi. Allora, io oggi pe avevo pensato che incomincerei con l'aggancio delle seminatrici in tutti e due i trattori, poi andremo a portare, che abbiamo già preparato per avvantaggiarci un pochino, il pick-up che è carico con due sacconi di semi a bordo campo. E inizierei questa puntata con la semina dell'ordine colza, che sono gli unici tre semi che possiamo per il momento ancora seminare, perché in Ah, quanto ancora dunque gli altri faremo la campi dobbiamo preparazione dei prepararli. campi oggi. Bravi, Andremo sulla a semina seminare, dei no, oggi la campi. semina facciamo, la volta scorsa abbiamo preparato i campi, questa volta facciamo la semina. Io oggi farei la semina dei primi tre tipi di semi. Ok, perfetto, dai. Allora ci organizziamo un attimino e vediamo un attimino Ok, di portarci avanti col allora lavoro. io intanto mi prendo il fiatagri, se mi dai una mano a agganciare la seminatrice che è dentro al capannone, così. Perfetto, dai, vieni dietro. Ragazzi, avete visto? Mio fratello 448 organizza tutto, non c'è problema. Ragazzi. Perfetto, dai, vieni qua, così ti do una mano. Che io questa la seminatrice l'avevo già caricata in precedenza e per Ah. cui già dovrebbe essere carica. Allora. Vengo ancora. No, ci dovresti essere. Prova adesso. Vieni un po' più indietro, prova. Ok, Ok. perfetto, sei a posto. Bon. Allora agganciamo anche l'altra. Ah, allora aspetta, mi prendo un attimo il trattore così agganciamo anche l'altra. Arrivo Sì. subito, eh. Ragazzi, ci stiamo organizzando così facciamo la semina. Allora ragazzi, vi comunico che qua ho montato il caricatore frontale perché andremo a portarci il pick up che ci siamo preparati con fratello Cristian per avere i semi e fare tutto sul campo e non stare lì a venire indietro, avanti e indietro per caricare le seminatrici. Cristian, dimmi te. Vai. Allora, Vieni, piano vieni, piano. ridrizza, ridrizza. Ok, vieni, vieni, ci dovresti essere, vai. Aggancia pure. Ok, grazie mille. Ora, uno di due, te come ce l'hai la seminatrice? È piena o vuota? No, guarda, io adesso la riempo qua con i sacchi che ci sono qua nello scaffaletto, l'ho riempita, però al limite uno va col pick up e poi torno magari indietro io a prendere il mio trattore, dai. Ok, dai, allora io intanto mi avvio verso il campo, dai. Sì, arrivo anch'io, sto arrivando anch'io. Allora, Il portiamo pick-up ragazzi. lo puoi lasciare tranquillamente a metà strada, così almeno se ci dobbiamo spostare con i trattori ce l'abbiamo un po' di qua, un po' di là. Sì, perfetto, guarda, io sto arrivando adesso, pian pianino, perché non vorrei che mi cascassero i sacchi giù. Però vabbè, con fratello Cristian li abbiamo caricati alla grande. Abbiamo Sì, fatto ma un poi sono legate bel anche con le cinghie. lavoro. Esatto, infatti. Belli Io pesantini, direi di eh. partire con il frumento dai due campi più piccolini. Perfetto, guarda. Allora, ascolta, io... La macchina dove la mettiamo qua? Io la metterei qua la macchina. Che dici? A metà strada. Sì, dai, dai, lasciala lì, casomai ci avviciniamo noi col trattori. Tanto io hai visto, me l'ho montato sul carico frontale, non è un problema, dai. Ascolta, faccio un salto a prendere il trattore. Se hai bisogno mi contatti con il CB. Ok. Allora scendo. Ragazzi, vado un attimo a prendere il trattore, così do una mano anche a frate Cristi a seminare e oggi ci dobbiamo portare un po' avanti, perché abbiamo bisogno di guadagnare qualche soldino. Però dai, pian pianino ci stiamo organizzando. Abbiamo già arato i campi, abbiamo concimato, adesso iniziamo con le semine. Allora. Mi senti Cristian?
Dimmi tutto. Ok, no, stavo provando il CB, volevo vedere se mi sentivi, sto arrivando, eh. Ok, CB acceso, così se abbiamo bisogno di comunicare. Allora, vediamo un attimino. Allora, qua c'è frate, aspetta un attimo. Allora, scendo un attimino da qua. Vado un attimo. Frate, ti fermi un secondo? Tu qua cosa stai mettendo? Io qua frumento. Se vuoi, vieni qua dove sono io, così lavoriamo sullo stesso campo. Facciamo l'andata e il ritorno, uno da una parte e uno dall'altra. Se mi vieni in giro, praticamente facciamo a giro e non ci diamo noia. Così Ah, perfetto, perfetto. D'accordissimo, lavoriamo guarda. tutti e due sullo stesso campo, così se abbiamo bisogno di qualcosa. Ok, perfetto. Allora. Allora, metti frumento e vai su direzione nord, dalla parte opposta dove sono io. Ma così dietro dici? O dalla parte proprio opposta? Tanto eri giù, potevi partire anche da giù, ma Ah, ora dai, parto da giù, parti dai. da lì. No, no, parti da lì, parti da lì, parti da lì. Facciamo uno a fianco all'altro? Sì. Ok, perfetto. Allora, aspetta Perché se no, se te mi vieni contro per il verso che sto andando io, dopo ci diamo noia, no? un attimo. Esatto, allora accendo seminatrice, abbasso. Vai. Ok. Perfetto. Allora, ragazzi, come vedete siamo partiti a seminare con fratello Cristia, lavoriamo tutti e due nello stesso campo così riusciamo a fare un po' di robe, perché sennò va troppo per le lunghe. E questo campo qua abbiamo iniziato col frumento, poi andremo a fare l'orzo, quello che ci permette la stagione, la colza e così via. Ok. Perfetto così. Com'è? Tutto a posto, frate? Tutto ok. Ok, allora, adesso faccio questa discesa e penso che questo campo andremo anche a finirlo. Ora passiamo all'altro piccolino che io direi di continuare a metterci il frumento perché in quanto sono due campi piccolini. Ok, sì, così ci facciamo anche una bella scorticina di frumento che serve anche quello. Boh, io pe no, aspetta, abbiamo lasciato qua una striscetta, te la faccio subito. E poi penso che il campo sia a posto. Ok. Ragazzi, il primo campo l'abbiamo completato con successo. Adesso andiamo a fare il secondo. Allora, tu parti da lì, allora io vado su. Parto da No, qua. faccio qui il capezzale almeno. Sì, Se sì. fai il capezzale sui cima, poi parti pure. Ok, perfetto. Allora, sì. Ragazzi, l'organizzazione con frate regna sovrana. Come vedete. Facciamo un pezzettino di capezzale, però qua devo tirare su un attimo il carico frontale, sennò. Ecco qua. Allora, andiamo un attimino indietro. Ok. Qua su questo campo bisogna stare attenti che non schiana tanto, che semina unito perché c'è il rischio di saltare i pezzi. No, no, facciamo le cose ben fatte. Allora, io mi raddrizzo un attimino, così parto anch'io. Ok. Ah, aspetta un attimo che abbasso il carico frontale. Ok, perfetto. Ci siamo, via. Eccoci qua.
Ok, un po' di manovra, così torniamo sul posto di lavoro e si riparte. Infatti dai, sta venendo fuori un bel lavorino, frate, pian pianino ci organizziamo. Anche perché insomma ci dobbiamo allenare bene in attesa del nostro bellissimo 19 che ne abbiamo veramente tante lì da fare, Cristian. Sì. Perciò qua ci dobbiamo dare dentro. E poi anche nel Siamo qua. rispetto di nonno, dai, che ci ha lasciato la fattoria. Speriamo di avere tanti amici che ci seguono. Ma guarda, io sinceramente sono già contento, non contento del tutto, però mi fa tantissimo piacere perché comunque vedo che i video sono visualizzati. Io avrei piacere anche che qualcuno lasciasse qualche commento e ci dice come stiamo andando, come non stiamo andando, se dobbiamo fare qualcosa di diverso o altro. E arriveranno, frate, dai, arriveranno. Dobbiamo avere un po' di pazienza, siamo appena partiti, pian pianino arriva tutto, dai. Intanto già siamo contenti che li stanno guardando, intanto il fatto che ci sono le visualizzazioni ci fa tanto piacere. Poi è chiaro che, come dice mio frate Cristian, qualche commento e qualche critica che ci aiuta a crescere ci farebbe ancora più piacere. Però insomma, dai, Allora, tempo al tempo. io qui farei dell'orzo. Che dici? Sì, va benissimo, dai. Allora, Cambio. io sono passato al seme dell'orzo, ok. Anch'io, Qua perfetto. faccio una strisciatina di capezzale se ne andiamo addosso ai l'albero. E io lo faccio qua giù invece, inizio a farlo qua il capezzale, dai. Allora, vediamo un po'. Abbassiamo. Lo so che nella realtà purtroppo i capezzali si fanno alla fine, però qua dopo alla fine non lo vedi. Vabbè, dai, è chiaro che si fa reale nel limite del possibile. Poi, ragazzi, è chiaro che è sempre un gioco e tante cose non possiamo farle, però insomma, si cerca di fare il più possibile. Uè, Ok, Barbù, dimmi. lavora per bene, Ah, tranquillo, non ti preoccupare. Stamattina ho messo solo un po' di sambuca nel caffè latte, però penso di andar bene, tira là. dai. Siamo a posto. Sì. Allora, ripartiamo di nuovo. No, dai, fino adesso stiamo andando abbastanza bene, non ci possiamo lamentare. Ehi, stia calmo lei, stia calmo. Mi sposto. Capezzale. Allora, aspetta, mi ha fatto partire anche storto. Ok, adesso riparto. Ok. Sì, ragazzi, questa come vedete è la seminatrice di nonno e la sto usando per dare una mano a fratello Cristian, così Anche velocizziamo. perché sghei per comprarne un'altra non ce ne sono. Esatto, ragazzi, siamo ultimamente sulle spese, non ci possiamo lamentare. Abbiamo anche il debito da pagare. E poi, insomma, anche per dare una mano a fratello Cristian, come dicevo, così si velocizza un po' il lavoro perché le cose da fare sono tante. Siamo rimasti un po' indietro perché comunque, ragazzi, come avete visto nei video precedenti, ci siamo un po' organizzati con fratello Cristia, con i mezzi, abbiamo venduto quelli di nonno, ci siamo presi questi due trattori e purtroppo con il lavoro siamo rimasti un pelino indietro, però dai, adesso si parte, ci si organizza. Anche perché dobbiamo farci qualche soldino per comprare la
La seminatrice che ci permette di seminare mais e girasoli. Eh sì, eh sì. Beh, pian pianino ci dobbiamo prendere tutto, pian pianino tutta l'attrezzatura che ci serve. Ormai abbiamo preso questo impegno di portare avanti la fattoria del nonno e ci dobbiamo organizzare. Passo per volta, dai, facciamo un passo per volta. Allora, facciamo un bordino qua. Perfettissimo. Ragazzi, adesso faccio questa parte qua così sentiamo il brontolone di mio fratello, sicuramente ci avrà da dire. Ah, mi sa che ho finito i semi, ragazzi. Ho finito i semi. Cristian, faccio un Quella salto lì è un attimo a piccolina. caricare la seminatrice. Vai, vai. E Allora, il quella lì è pick-up l'abbiamo piccola. messo qua. Vediamo un attimino. Ok. No, allora, facciamo così. Ok. Perfetto. Allora, devo aprire Hai le bisogno di una punte. mano? Ma non penso, dai, al limite ti posso chiamare. Non tu come sei messo coi semi? Ancora sono a metà. Ah. Ok, ragazzi, vedete, questo dimostra il fatto che io lavoro sempre di più e mio fratello è sempre lì che guarda. Buonasera. Ringrazia. Ragazzi, io sono uno di quelli che provoca, però mio fratello è educato. Ah, aspetta, aspetta. Mi sono dimenticato, frate, di sganciare. Aspetta, eh. Non ci fate caso, a una certa età succede che uno si dimentica delle cose. Ok, fatto, sganciati. Mi ero dimenticato, stavo tirando su anche il pick-up. Se non sciogli le cinghie. Infatti, no, no, a posto, a posto. Allora, adesso vado a caricare la seminatrice. Suona, suona, che mamma ha fatto i gnocchi. Ok, Sì, seminatrice. non è che per caricare una seminatrice ci vuole tutto il giorno, E io intanto sto qua che sto a lavorare come il somaro. Sentite, sentite come brontola mio fratello, ragazzi. Devo subito entrare in campo, sennò quello chi lo sente più. Suona, suona. Olè, iniziamo a Ascolta, fare. Marce, Dimmi tutto. ascolta, se intanto vuoi andare a fare i capezzali con, io direi con la colza, sul campo sotto. Io tanto qui sono rimasto due passate e poi vengo anch'io. Come vuoi, non c'è problema. Allora, aspetta che chiudo la seminatrice, perfetto, l'ho caricata. Frate, ho lasciato un sacco in terra se ti dovesse servire. Ok, perfetto. Allora, mi hai detto di fare i capezzali di quello della colza. Questo qui Sì, è il cambia campo, seme. giusto? Questo qua? Quello sotto dove stavamo seminando ora. Ah, ok, perfetto, parto subito. Allora, accendiamo la Ricordati di cambiare i seminatrice. semi. Sì, li ho cambiati, accendo la seminatrice, l'abbasso e riparto Tanto io subito. qui c'è rimasta una passata sola. Ok, allora io sono già partito con la colza, eh. Ok. Così. Che poi stavo pensando, frate, a tempo perso. Hai visto che abbiamo questo campo qua di fianco dove sto mettendo la colza io? Sì. Abbiamo un campo d'erba, ci abbiamo. Quello lo possiamo lavorare e tirarlo dentro con quel campo che stai facendo te, fare un campo unico e viene un Capito, bel perché campo. con la colza non è che facciamo tanta raccolta, lo sai anche te che la colza non ci dà Ma tanto. infatti i due campetti più piccoli ci abbiamo messo il frumento apposta, che sono il frumento, l'orzo e il mais, sono quelli che rendono di più. Infatti, secondo me ci converrebbe probabilmente, come dici tu, a lavorarlo e magari unirlo a questo che sto facendo io e fare, magari usare questo campo qua, una volta che è unito e tutto a posto, usarlo per mettere le colture che rendono meno, tipo la soia, la colza, i girasoli, quelle Sì. robe lì, ecco.
Fai te il capezzale? Aspetta, fammi finire Vai. il pezzo e poi mi levo di mezzo. Vai tranquillo, tutto tuo. Io mi faccio l'altra parte. Abbassiamo, salta anche qua. Ok, perfetto. Campettino questo qua giù di sotto che l'avevi lavorato prima che arrivassi io, che E ci lì avevi penso messo? ci dovrebbe essere, se non mi ricordo male, ci dovrebbe essere il frumento. Lì ero da solo, stavo provando le attrezzature, ero un po' in attesa che arrivassi tu, stavo un po' provando le cose. Diciamo che era un momento un po' così, ecco, poi non mi è sembrato neanche vero quando sei arrivato, perché nonno non c'era, l'ha fatto lì abbandonata, ho detto qua. È meglio che... suona! Suona, suona! Allora, vedete ragazzi, vedete? Mi viene dietro, mi sta dietro a controllarmi. Ah, ma vedi che abbiamo lasciato una striscia qua. Allora, siamo in due a lavorare, lasci le strisce, fammi capire. Ah, non sono mica io che ho preso il caffè con la sambuca, eh. Ah, ecco, è vero, hai ragione. Però aspetta, io ho trovato un'altra bottiglia sul tavolo stamattina, ma chissà. Ragazzi, questo non dice niente sotto sotto, ma. Allora, guardate, guardate com'è spedito, guardate com'è spedito. Io pian C'ho un pianetto. trattore serio, c'ho un trattore italiano, eh. Io pian pianetto con la mia seminatrice. Ecco qua. Vado a farmi l'altra parte, così qua parte frate. Ok. Eh sì, in effetti quel trattore che hai tu è un signor trattore. Sì, ci vorrebbero un po' più di pezzi italiani, però vabbè, si fa quel che si può. Dai, qualcosina comunque ce l'abbiamo. Abbiamo quello, abbiamo il carrello delle balle, l'ultimo che ci hanno dato, abbiamo i piedi, quello che puoi caricare lo stesso le balle, lo puoi usare anche come pedana per portare i mezzi. Abbiamo un po' di roba italiana, abbiamo il capolicci. Sì, no, no. C'abbiamo anche la cisterna della Pagliari, quella del liquame. Abbiamo la cisterna, bravissima, abbiamo la cisterna della Pagliari, abbiamo anche Abbiamo la sappatrice della Sigma, quella da 2,30 m, arancione. il carrellone della, abbiamo il carrellone della Penta, quello blu. E non scordiamoci del marchio New Holland, che Che vorrebbe comunque, dire Nuova esatto. Olanda, ma però è il marchio italiano, perché la New Holland è andata a sostituire il marchio Pietragri. Esatto, sì, infatti anch'io so che il maggiore azionista della Nuvola è italiano. Non per niente abbiamo lo stabilimento della New Holland ad Ancona, nelle Marche. Ok. Allora, io provo a fare, non so se riesco a coprirlo, frate, allora mi faccio due passate, dai. E io qui c'era una striscina che Vai, vai qualcuno tranquillo. Ah, guarda, pensa. sono di nuovo vuoto, frate. Mi sa che devi finire Allora finisco io. te. Perché sono di nuovo vuoto. Allora, vediamo un po'. Mettiamo qua, l'apriamo. Tira giù. Devo aprire gli spilloni. Ok, perfetto. Ragazzi, questa essendo una seminatrice piccolina, la devo caricare abbastanza spesso. Marce, non riattaccare la seminatrice, aspettami lì con i spilloni. Sì, anche tu sei quasi scarico? Sì, ma tanto abbiamo finito. Ah, scusa, io voglio vedere una cosa che non mi ricordo.
Aspetta, Allora, eh. Allora, sotto vediamo sì, c'è. se riesco. Ai 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 ai. Ce l'ho fatto, perfetto. Allora, scarichiamo questa. Ok, questa è carica. Frate, quando ti se vuoi avvicinare, ho imbragato il peso. Il sacco, scusami. Fermati lì. Apri pure. Ok. Allora, arrivo, Vai, ok. eh. Uno è andato. Prendo l'altro. Non ci andrà tutto, No. Però, insomma, visto che siamo in ballo, finiamo di riempire. aspetta, vai, vai avanti, vai avanti. Ok, alza. Aspetta, alza su. Ok, vai. Piano, Grazie, frate. piano. Ho visto. Ok, perfetto. Boom. Posto. Ok. Questo lo Ora cerca di rimetto. metterlo più vicino alla cabina del pick-up, è possibile. Sì. Almeno non forziamo tanto le sospensioni. Aspetta, che ti Ok, vado a vedere là di qua. Aspetta, perfetto. Sì. vai, vieni avanti un pochino. Boom, cala giù. Cala, cala, cala. Cala. Ok, perfetto. Aspetta che lo leggo con la cinghia. Vai tranquillo, io nel frattempo sistemo un attimo il carico frontale, tiro sulle punte. Ok, legato con le ciglia. Ascolta, Perfetto, siamo tutti e due a posto con i semi. su quest'altro campo che ci mettiamo ora? Sempre colza o proviamo a buttare un po' di semi di soia? Ma ce li fa. Oh, piano piano. Ma ce la fa mettere la soglia? Allora, la soia, sì, la possiamo mettere, che la soia ci vogliono 10 gradi, ne abbiamo 18, 19. Come ne abbiamo 18-19? Frate, che film hai visto? Ne abbiamo 5 gradi. Ma dove? Abbiamo 5 gradi, eh? Non so se ti fa mettere la soglia. Ma tu, ah, aspetta, aspetta, forse sono io che mi sta funzionando male il coso, aspetta un attimo. Vabbè, proviamo a mettere la soglia, non lo so se ce la fa mettere. Vediamo un Siamo in po'. estate, il secondo giorno di estate. La soia va seminata, sennò dopo è troppo tardi. No, c'è qualcosa che non va, frate, perché non siamo al secondo giorno d'estate. Siamo al secondo giorno di primavera. Vabbè, niente, dai, andiamo avanti con la soglia e vediamo se, speriamo che ce la Dai, dia. allora, signore, che ci mettiamo qua? No, 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 facciamo soglia, dai, vediamo se ce la dà, se la fa crescere. Ormai sei Dai, partito con la soglia. ci buttiamo la corsa, dai. No, 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 vai con la soglia, dai, ormai. Tanto al limite se proprio non dovesse prendere, se rifà il campo, dai, non è un problema. Allora devo rimettere a posto lo strumento. Vedete, c'è lo strumento sballato, a me mi dà che c'ho 18 gradi. No, a me me ne segna 5. C'è il termostato Allora. rotto allora qua. E Termometro, poi quelli al che usi limite qua. sì, diamo una controllata anche un attimino agli strumenti, magari ci sono da cambiare le batterie, vediamo un attimino. Ok, io sto facendo i bordi, frate, sto facendo anch'io i bordi e il pezzo di capezzale giù ho fatto. Sì, poi ci organizziamo, una volta che abbiamo un po' di soldini ci si organizza anche con le seminatrici perché questa, come vedi, ogni 2x3 devo stare lì a caricarla. Aspetta, frate, che qua bisogna fare un'altra cosa, eh. Hai Aspetta, non bisogno? andare. Sì, no, aspetta, non continuare a seminare. Ok, che succede? Aspetta che arrivo. Perché c'è
sul campo c'è un punto dove fa troppa buca, non è troppo, c'è troppo avvallamento. Aspetta un secondo, eh. Ora faccio subito, vado a prendere una cosa. Vai, ti aspetto qua sul campo allora. Sì, faccio subito. Ragazzi, Tanto sarà. vedete, bisogna un attimino sistemare anche i campi. Aspetta che salgo nel trattore, che se il fratello ha bisogno di comunicare. Ok, ci sono, frate, sono dentro adesso. Sì, prendo il coltivatore che lì c'è un punto dove fa troppa buca e allora vanno male le seminatrici. Sarà il male di rifare il capezzale qua su in cima, ma così perlomeno cerchiamo di spianarlo un po'. Vai, vai. Magari sono andato a prendere questo coltivatore piccolino, intanto che uno più grosso non ce l'abbiamo per adesso. Abbiamo solo Vabbè, quella dai. attaccata alla radio. Sì, pian pianino, appena facciamo quattro soldini ci compriamo anche il coltivatore, un'altra seminatrice. Pian pianino, dai, frate. Tanto adesso ci siamo presi i trattori. Perfetto, guarda, sì, fai anche tutta questa striscia, frate. Non mi sente, aveva ragione. Ti stavo dicendo prima, Cri, ero fuori. Sì, bravissimo, guarda, proprio dove stavo dicendo di passare io, così mettiamo a posto anche quel pezzo. Ne faccio un'altra, poi ci si dovrebbe quasi essere. Sì, vai tranquillo. Sì, facciamo, visto che ormai siamo in ballo, facciamo le cose ben fatte. Così dopo vediamo un attimino. Dirà io con quella seminatrice da 4 metri rigida in quel modo, se c'è qualche avvallamento lo vedo subito, che non mi semina bene. Eh sì. Vabbè, frate, dai, adesso appena abbiamo qualche entrata, magari ci dedichiamo anche un po'. Tu hai preso contatti con quel tipo là che gli serviva la legna per la pizzeria? Ah, sì, l'ho sentito, ma ora bisogna un attimino sistemarci noi qua. Con i terreni, poi quando ci abbiamo un attimo andiamo a tagliarne un po', dai. Perché mi aveva detto che stava aprendo il locale, che gli servivano un po' di legna per il forno, per le pizze. Se Sì, gli ora facevamo un vediamo. buon prezzo, che la voleva prendere da noi. Allora, vediamo se, tu, se così può bastare. Allora, ce n'è un altro. Ma io penso di sì, dai. Sei La passato bene. buca era qua più o meno. Penso che così dovrebbe andare bene. Sì, dai, è tutto livellato. Mi sembra abbastanza livellato adesso, dai. Ok, dai, io riporto al posto il coltivatore e riattacco la seminatrice. Se te intanto li vuoi fare questi pezzi qui di Sì. capezzale con la soia. Sì. Allora, aspetta, adesso ripartiamo. Allora, accendo la seminatrice, abbasso. Nel frattempo che mio frate va a riportare il coltivatore al suo posto qua sul capezzale. Vediamo qua se riesco. Vecchio Esattamente così. piccolino, ma però è tornato comodo. Sì. E poi sarà anche contento nonno che usiamo i suoi attrezzi, dai. Ogni tanto un attrezzo di nonno lo usiamo. Perché ragazzi, tutto questo ce l'abbiamo. Ah, eccoti qua, sei arrivato. Ok, perfetto. Finisco di fare il capezzale qua e poi vado giù. Ok. Boh.
Allora, riagganciamo sto pezzetto. Ragazzi, non sembra, ma lavoro nei campi ci vuole, bisogna stare attenti, meno male che Frate si accorge degli avvallamenti e deve rimettere a posto tutto. Allora, riparto da giù. Fai una striscia del mezzo, così non ci incrociamo, facciamo un'andata e un ritorno. Ok. Allora, passiamo, via. Sì, dai, così cominciamo dopo a avere anche un po' di roba. Qui poi bisogna vedere, Cristian, ci dobbiamo organizzare per vedere a chi possiamo portare i raccolti, come ce li pagano. Ah, io al migliore offerente lo porto, chi ci fa l'offerta più buona. Sì, perché abbiamo bisogno di liquidi, perché poi incominciano ad arrivare le rate del signor Giovanni. Dobbiamo pagare i trattori, c'è un po' di roba da pagare. Frate, io direi di fare ancora una, massimo due discese, perché ci siamo, Ok, va bene. allora faccio questo. Sì, e Dimmi te. lasciamo i mezzi qua e andiamo a concludere. Anche perché sono le 11:30, abbiamo quell'appuntamento. Sì. Perfetto, dai, io fermo così, mi metto il trattore qua in parte, lasciamo tutto qua vicino al pick-up, così la prossima volta finiamo anche questo campo. Ok, perfetto, abbasso la seminatrice. Boh, vengo. Ok. Sì, frate, guarda, vieni qua avanti, mettiti così anche te. Ok. Boh, frate, io penso che oggi abbiamo fatto un bel lavoro e ci fermiamo qua, poi finiremo di fare questo campo. E spero che il video sia piaciuto ai nostri amici che ci seguono. Come sempre, se avete voglia, mettete un like e, come dice mio fratello Cristia, i commenti. E Cristia, vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Io non ho niente, volevo salutare a tutti. Sono ben accette anche le critiche, perché le critiche ti imparano più dei complimenti. E niente, e seguiteci sempre in tanti. Più ci Ok, seguite, più ci impegniamo noi. perfetto ragazzi, mio fratello vi ha detto tutto. E un abbraccio, grazie per seguirci e per le visualizzazioni che fino adesso ci fanno tantissimo piacere. Un abbraccio a tutti e al prossimo gameplay. Ciao ciao, ciao frate! Ciao!